Dove andiamo questa volta? Andiamo in Alto Adige, in un'area strettamente legata alla storia e alle storie. È la Val di Sarco. Il viaggio che stiamo per fare ci anima molto. Ci avviciniamo in punta di piedi a Vipiteno. Per noi viandanti valgono le buone parole di chi conosce e ama questi luoghi e dice che sono ricchi di una profondità che va oltre il tempo. I monti sentono chi li ama e gli regalano il loro incanto, ma se si accorgono che uno ne rimane indifferente, allora gli scende vuoto come era partito salendo verso di loro. Bene, procediamo. La regione montuosa di cui incominciamo ad occuparci interessa quella cerchia di montagne che incombe sia sulla larga piana di Vipiteno sia sulle numerose e splendide vallate che proprio da questa piana si diramano a raggiera verso tutti i punti cardinali. L'azione di modellamento è stata esercitata da enormi masse glaciali in continuo movimento che fino a 10.000 anni fa ricoprivano questa zona montuosa. Lo spessore del ghiaccio era di 1.000-1.500 metri e lasciava emergere dalla superficie ghiacciata solo le cime più alte. Ma un altro evento naturale influì profondamente sulla morfologia dell'area. Fu l'enorme frana che dopo l'ultima fase di glaciazione si staccò dalle pendici di Gioco di Trens, precipitando a valle sino a sbarrare il corso del fiume Isarco, determinando la formazione di un grande lago che si estendeva non solo su tutta la conca di Vipiteno, ma pure sulle valli laterali. Il progressivo interramento provocato dai detriti alluvionali trasportati a valle dai fiumi trasformò il lago in un bacino lacustre paludoso, occupando la parte meridionale della conca. Nel tempo si ridusse sempre di più. Nel 1867, dopo la costruzione della ferrovia del Brennero, l'antica palude fu definitivamente bonificata. A ricordare questa storia d'acque, la bellissima parrocchiale di Nostra Signora della Palude. La favorevole strategica posizione geografica di questo luogo consentì già in tempi preistorici insediamenti di popolazioni di ceppo illirico. I romani ben conoscevano la sua importanza. Lungo la strada imperiale che da Pons Drusi, l'odierna Bolzano, conduceva al Brennero, vi avevano costruito intorno al 14 a.C. un presidio militare di nome Vipitenum. Ma capite che le vicende da raccontare, gli ambienti da documentare e i testimoni da incontrare richiedono tempo. Ebbene, un po' alla volta vedremo di entrare con cura e passione documentaristica nel nord dell'Alto Adige e conosceremo Vipiteno, incastonata come un gioiello sul versante meridionale delle Alpi, nel cuore dell'Alta Val Isarco. Natura, storia e cultura raccontano la grandiosità del passato. Benvenuti a Vipiteno, nella vivacità del suo presente. Ma quando assurse al rango di città? Nel 1278 Mainardo II del Tirolo diede alla città di Vipiteno il diritto di chiamarsi città. Cosa avveniva qua? Quale grande scambio di relazioni, di interessi, mercati avveniva? Perché proprio a Vipiteno? La nostra cittadina, situata su 950 metri, quasi al Brennero, al passo del Brennero, era sempre una città di transito, di commercio, di passaggio tra il nord e il sud. I tedeschi andavano attraverso quel Tirolo nei paesi italiani e dal sud la gente passava verso il nord qua, quindi c'era sempre qui un punto di incontro e un punto di commercio. Inoltre questa città ha una grande ricchezza dall'epoca delle miniere. Nelle vicinanze abbiamo miniere d'argento e anche di diversi altri materiali. E naturalmente queste miniere portavano ricchezza, portavano anche dei commercianti, degli imprenditori nel settore delle miniere che vivevano a Vipiteno, e naturalmente la città in quell'epoca era molto ricca. Si vede dai palazzi, si vede anche dai monumenti di questa città. La signorilità.
la sinorilità c'è sicuramente. È una cittadina nella montagna con dei lati di contadini, con contadini nelle vallate, sulle colline, però qui c'è un piccolo centro urbano con un centro vivibile e apprezzabile ancora oggi. Facendo un giro lungo la via principale della città nuova, osservando le case variopinte, si scoprono tanti piccoli elementi che ricordano il passato minerario. L'osservatore attento può notare sopra i portoni d'ingresso di molti edifici pezzi di minerali incastonati nella facciata e le classiche insegne dei minatori, dove i due attrezzi incrociati, pala e piccone, rappresentavano la loro corporazione. Il Piteno fin dal XIII secolo attirò imprenditori potenti, ricchi commercianti e banchieri. Divenne un importante centro commerciale e sede amministrativa. Ma veniamo al toponimo. Il nome Vipitenum era un'antica postazione romana. Quando appunto l'esercito e una delle legioni mandate dall'imperatore Augusto con a capo Druso volle arrivare fino al Danubio. Perciò prima di affrontare il Brennero, che pur essendo il più basso valico dell'arco alpino è comunque sempre molto era molto difficoltoso e lo è tuttora da attraversare, appunto lasciano qui, 15 km prima del valico, una postazione militare chiamata Vipitenum. Questo antico Vipitenum, che sarà il nome che questa postazione appunto avrà, rimarrà per i 4 secoli successivi fino al 1470, quando cadrà l'impero romano. Poi sarà un nome che verrà perso e ripreso quando nel 1919, dopo il trattato di Saint-Germain, che assegnerà all'Italia la terra dal Brennero, appunto tutto l'Alto Adige attuale, diventerà per la prima volta nella storia terra italiana. Bisognerà avere dei nomi italiani per le nostre città, per i nostri paesi, e qui verrà ripreso il nome di Vipitenum, l'antico Vipitenum romano. Che però ha questa genitorialità romana. Sì. Poi qui praticamente non c'è molto, non si sa molto dei secoli successivi, se non che alla fine del 600 tra le varie tribù di ceppo germanico che vanno verso sud ci sono i bavari. I bavari venivano dalla Baviera, bavari o baiuvari, venivano dalla Baviera, erano allevatori, erano agricoltori e diventeranno i nuovi padroni di casa, perché conquisteranno senza molta fatica questa terra, e da allora in poi questa terra diventerà una terra di matrice germanica o tedesca. E da allora in poi appunto ci sarà una lenta ma progressiva tedeschizzazione della zona. Per quanto riguarda Vipiteno, la parte tedesca, il nome tedesco naturalmente si chiama Sterzing. Il nome pare derivi, così parla la nostra tradizione, noi siamo appunto nella parte più a nord di Vipiteno, il nome pare derivi da un vecchio pellegrino baiuvaro, non più in grado di camminare perché storpio, un po' ormai anziano, che costruisce una piccola casa proprio in questa zona qui. Accanto a questa piccola casa poi se ne aggiungeranno delle altre e pian piano questo piccolo borgo si estenderà sempre di più verso sud. Proprio qui, Norma, dove ci troviamo noi adesso. Esatto, proprio qui dove ci troviamo noi adesso. Città a 360 gradi. Piacere di viverla a 360 gradi. Vipiteno è sicuramente una città con grande cultura, però è anche una città dello sport. Qui a Vipiteno si incontrano le due culture, siccome nel dopoguerra della Prima Guerra Mondiale qui sono venuti ad abitare anche concittadini italiani. Noi abbiamo oggi il 25% di concittadini italiani, il 75% di concittadini di lingua tedesca, però la gente va d'accordo, qui la gente ama ad incontrarsi, abbiamo gente che ama lo spettacolo di lingua tedesca, che gente che ama lo spettacolo di lingua italiana, la musica internazionale e anche qui naturalmente siamo in grado di offrire tantissimo ai nostri cittadini e agli ospiti. In più naturalmente siamo una città dello sport, abbiamo due stagioni, abbiamo una stagione estiva, una stagione invernale e abbiamo anche tantissimi campionati
sia nell'inverno che anche d'estate, anche campioni nello sport estivo e anche nello sport invernale. Paesaggio e cultura si annodano efficacemente qui, grazie a medievale modernità, realtà urbana e rurale. Percorriamo il suo corso storico, gente che va, gente che viene. Il chiacchiericcio di fondo è come una musica. Vetrine sorridenti presentano prodotti tradizionali tirolesi, design italiano, prelibatezze della cucina austriaca e italiana. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Arriviamo intanto alla sede dell'Ordine Teutonico, una delle testimonianze dell'antico prestigio di questa città mercantile e una realtà museale di grande interesse. La sua frequentazione è motivo di orgoglio per il direttore. Sia anche da parte del museo stesso e anche della gente che mi viene a trovare. Mi dà tantissima soddisfazione di farle spiegare anche un po' dell'arte stesso, perché siamo pieni della storia qui a Vipiteno, che è un tempo infinito. Abbiamo storia europea qui a Vipiteno presente sia anche da parte dell'arte, sia anche da parte dei Cavalieri dell'Ordine Teutonico, dalla Terra Santa fin su nella parte bussiana. Infatti, questo scrigno d'arte, che cosa contiene? Ci aiuti a percorrerlo, per capirlo? Oh, su quello lì ci vogliamo tantissimo di tempo di spiegare un pochettino, però in breve, sono qui, è presente nel museo stesso le quattro ante di questo altare, un trittico, e rappresenta la storia di Maria e poi nell'altra parte la passione di Cristo. E ci sono diverse sculture, San Giorgio e San Floriano, che erano i protettori di questo scrigno, e un'altra parte di questo altare si trova lì proprio nella parrocchia, accanto nel scrigno centrale della chiesa Santa Maria, con le figure di assistenza Barbara, Ursula, Apollonia e Caterina. Vipiteno da vivere, la sua natura, storia, arte e cultura raccontate in questo scrigno museale originale dal mese di marzo al mese di ottobre. Ma a dire il vero, tutto è scrigno. La città stessa è uno scrigno con i suoi vicoli tortuosi, i suoi portici eleganti, il palazzo comunale, gioiello dell'architettura cittadina, le chiese, il santuario, la torre, tutti simboli autorevoli. Ora spostiamo il nostro sguardo su una realtà imprenditoriale vipitenese, la cui costante crescita tecnologica è scandita da uno sviluppo sostenibile, dunque sostenibilità nei prodotti, gli impianti a fune con l'azionamento diretto per il trasporto pubblico, i battipista ad emissioni ridotte, i veicoli cingolati per la produzione di biomassa ed infine l'eolico, protagonista dell'energia verde. È l'azienda Leitner, convinta che il profitto da solo non sia una grande cosa. Profitto e coscienza insieme possono invece ispirare l'agire quotidiano. Questa è la filosofia aziendale, questo è il pensiero del presidente Michael Schieber, vipitenese innamorato della sua città. Sono nato a Vipiteno, probabilmente insomma, finirò la mia vita qua a Vipiteno, anche se ci sono naturalmente come sempre molte problematiche che si possono sollevare quando si fa il riferimento soprattutto su una città o su un paese come Vipiteno. Comunque io sono sempre ancora convinto che Vipiteno è un posto ideale per la vita e io non vorrei vivere in un altro posto. Vipiteno è al centro dell'Europa, geograficamente. Perciò viaggiare, noi nella nostra azienda abbiamo adesso ormai, io dico sempre, non è corretto parlare di internazionalizzazione, roba così, perché io dico sempre, oggi l'importante è essere intercontinentali. Allora però anche in questo senso noi qua a Vipiteno abbiamo il vantaggio enorme di che abbiamo gli aeroporti di Francoforte e di Vienna molto vicini e perciò ci si muove molto meglio che magari da altre parti. Sviluppo sostenibile, coraggio di intraprendere nuove sfide rinsaldano la leadership nel mercato mondiale, ma appunto sostenibile. L'amico da sempre di Michael Schieber, Reinhold Messner, primo uomo a scalare tutti i 14.800 del mondo, scrive di Leitner: la vostra tecnologia è una ricchezza della nostra terra.
ricchezza inestimabile. Ecco, voi, presidente, siete riusciti a coniugare locale e globale. Io ho sempre cercato di espandere mentalmente, anche di girare nel mondo. Ho studiato a Vienna, poi sono andato a insomma, ho sempre girato. Poi io ho sempre una cosa fondamentale per me, il rispetto per altre popolazioni, fondamentale. Perciò se siamo andati in India, noi abbiamo abbastanza successo in India, è perché non sono andato lì, non penso di andare lì a fare il personaggio, l'azienda che va a insegnare agli altri cosa che hanno a fare, ma piuttosto all'inverso, andiamo lì per imparare, per studiare insieme come progredire. Perciò abbiamo anche spesso degli indiani, per esempio qui a Vipiteno, nella nostra azienda, dove si cerca di sviluppare dei prodotti d'avanguardia adesso nel generatore eolico. Ma anche soprattutto il fatto degli impianti di risalita, che purtroppo ormai si parla sempre di risalita, ma sarebbero già sempre di più impianti urbani, anche che stiamo adesso, abbiamo nel momento un progetto grossissimo in Russia, per esempio. E questi progetti urbani, per esempio, secondo me saranno un futuro molto importante per questa azienda, e tu non puoi avere una mentalità non aperta verso altri se vai a lavorare, a impiantare a casa loro delle mezzi di movimento così importanti, perché poi, come sempre, critici e avversari di progetti di trasporto urbano nell'ambito urbano sono dappertutto. Questo non è che solo critichiamo da noi, ma evidentemente adesso nel momento noi stiamo vivendo per la differenza tra il nostro paese, in questo caso dico anche l'Alto Adige, ma in modo particolare l'Italia, e il resto del mondo, soprattutto poi se si va nei paesi sudamericani, l'America e anche in asiatici, dove effettivamente se la politica, se i politici vogliono fare qualcosa lo fanno, hanno più possibilità, e non è solo i politici, c'è anche l'ordinamento giuridico che in questi paesi ti dà la possibilità a chi vuol fare di fare qualcosa. Con l'augurio di ritrovarci andando avanti e di documentare le attività delle diverse aziende del gruppo, i prodotti, i grandi progetti, la salutiamo cordialmente insieme ai suoi collaboratori. Sono, come lei ama ricordare, i grandi protagonisti dei successi di un'azienda. La torre della città è detta popolarmente Torre delle 12 perché i rintocchi della sua campana richiamavano i cittadini alla pausa del mezzogiorno, ma secondo altri il nome deriverebbe dai 12 magistrati del Consiglio cittadino. La posa della prima pietra avvenne nel 1469 da parte del duca austriaco Sigismondo d'Austria. In quell'epoca le città applicavano su chiese, municipi e torri gli orologi meccanici appesi e contrappesi di nuova invenzione. Anche Vipiteno commissionò la realizzazione sulla torre di un buon orologio con due lancette e una meridiana con pitture. Con i suoi 46 metri di altezza è il simbolo del prestigio raggiunto dalla città, ma attenzione, il corso che vi troverete a percorrere è l'asse principale sulla quale si sviluppa il centro storico, diviso in città vecchia e città nuova, separate proprio dalla Torre delle 12. E noi Norma invitiamo i visitatori, tanti che arrivano a Vipiteno, a ricordare che oltre la torre, che non si devono fermare lì, perché non finisce lì, anzi, la città, come dicevo, si espande sempre di più, anche grazie alle miniere. Noi siamo una zona mineraria e la grande miniera di Monteneve, che si trova a 15 km da qui, in fondo alla Varridanna, porterà a Vipiteno tutto l'indotto della miniera, perciò oltre ai traffici e commerci che già sappiamo, ci sarà anche tutta l'attività della miniera che appunto renderà questo borgo sempre più importante, sempre più ricco, facendo arrivare anche grandi imprenditori, facendo arrivare anche grandi finanzieri. Di conseguenza la città si sviluppa sempre di più verso sud. 1443, un grande incendio brucia più di 60 case della zona sud.
Brucia perché? Perché la maggioranza delle case erano in legno, perché si scaldava con i bracieri aperti, perciò i falò erano all'ordine del giorno. Però tanta era la ricchezza, tanto era il benessere di quel tempo che nel giro di 50 anni, dal 1450 al 500, la città viene ricostruita, più bella e importante di prima, nelle forme tardogotiche che vediamo tuttora. Verrà chiamata Città Nuova, proprio perché sarà ricostruita la nuova parte della città. E la Città Nuova, col suo borgo tardogotico, è una dei borghi più belli d'Italia. Stiamo condividendo il nostro tempo con uno dei più bei borghi d'Italia e questa strada è una delle più belle di tutto il Tirolo storico. Fiancheggiata da porticati ad est ed ovest, ha più l'aspetto di un salotto che di una strada. La parte nuova, come si conveniva, al cuore di una città doveva ricevere un traffico intenso, il passaggio di sovrani con il loro seguito, ambasciatori, soldati, mercanti, giocolieri, pellegrini, predicatori e viandanti. E divenire nel contempo teatro di avvenimenti popolari, feste, sfilate, processioni. Nota fin da quei tempi lontani l'accoglienza vipitenese. Le insegne medievali, parlanti, reclamizzavano l'ospitalità. Per esempio, le stelle e la luna indicavano che il locale era aperto fino a tardi. Cervo ed orso erano invece il simbolo di buona cucina. E a proposito di cucina, la cucina di Rolese è già una cucina buona, però era di origine una cucina dei contadini, un po' grassa. Nel frattempo questa cucina si è sviluppata. Anche qui si sono incontrati la cucina tirolese locale, quella austriaca, quella italiana e anche quella internazionale, e i piatti della cucina locale oggi sono, diciamo così, piatti di altissimo livello e si mangia bene. I cuochi di Vipiteno sanno sempre stupire con le loro creazioni e culinarie che raccontano di questa terra e del suo paesaggio, della sua cultura, delle sue genti. La cucina è un'interprete ricca di temperamento. Servi in tavola nord e sud. L'imperativo è unico. Mangiate, prego, e assaporate di gusto. Poi rituffatevi nella storia della città. Naturalmente la città viene anche dotata di monumenti civici importanti. Nella ricostruzione è una città più moderna, più importante. Di conseguenza le case sono dei veri e propri piccoli palazzi, una attaccata all'altra, sotto i grandi androni d'accesso, a fianco le parti commerciali, le parti delle locande e così via, sopra le abitazioni. Tutte le case sono movimentate dagli erker, questi sporti che vediamo, e finiscono tutti con un muro tagliafuoco, merlato, decorato, come vogliamo, perché se fosse successo un altro incendio, dietro il tetto naturalmente c'è, però se fosse successo un incendio, prima di oltrepassare quel muro e attaccare la casa di fronte, c'era una bella protezione. E qui Alto Adige settentrionale, e qui Vipiteno. I suoi tesori artistici sono molti. Non li abbiamo documentati tutti, ma ci ripromettiamo di farlo in una prossima occasione. E le occasioni sono tante nel corso dell'anno. Non parliamo poi del tappeto rosso. In autunno la storica città stende ai piedi dei visitatori un tappeto rosso. Per 4 sabati la città vecchia e la città nuova si trasformano in un singolare percorso con una grande offerta di merci, prelibatezze culinarie e spettacoli. Il motto è: regala e regalati momenti di gioia. Lei deve venire qua, o voi dovete venire qua, per esempio, non solo per il tappeto rosso, però anche per il mercatino da Natale, per le feste sotto le candele, per il Knödelfest, la sagra dei Carnedeli. Ci sono tante manifestazioni, però da partire dal centro storico lei può andare sul Monte Cavallo in funivia o a piedi, e poi abbiamo naturalmente tantissime vallate nelle vicinanze di Vipiteno, come la Val Ridana, la Val di Vizze, e noi diciamo così: visitate la città di Vipiteno e le sue vallate. È una terra, la nostra, una terra molto bella, non solo per la natura, non solo per i borghi
così antichi, pieni di storia, ma anche per l'ospitalità. Vipiteno è sempre stata famosa per l'ospitalità. Aveva ben tre ospizi, ospitali medievali a quel tempo. Perciò venite, ci sono tante cose belle da vedere, non solo d'estate con le montagne, con le passeggiate, d'inverno con i mercatini, con lo sciare. Insomma, basta aver voglia, ci si diverte e si può scoprire veramente una terra bellissima e un paese straordinario. Sindaco, è tempo di salutarci. La promessa però è quella di ritrovarci un po' più in là. La ringrazio e naturalmente tanti saluti ai vostri spettatori. In queste vallate scoprirete tesori inaspettati ricchissimi. Affreschi romanici, cappelle gotiche, eleganti cattedrali barocche o semplici chiesette di montagna, residenze nobiliari d'altri tempi, musei con raccolte straordinarie, ma anche testimonianze dei primordi del progresso tecnico. Allora, prendetevi tutto il tempo che potete per venire qui e scoprire i magnifici tesori dell'Alto Adige settentrionale. E poi ricordate che il comprensorio sciistico vi sorprenderà. Per la gioia degli sciatori, piste larghe, di grande suggestione, un paesaggio incontaminato. Splendido anche il reticolo di sentieri invernali. Guide alpine professioniste vi porteranno alla scoperta dei boschi ammantati di bianco o i rifugi in quota, immersi in un paesaggio incantato per scoprire la forza della quiete. L'associazione turistica Vipiteno vi fornirà tutte le informazioni che desiderate. Vedete, non c'è ambiente e manufatto architettonico fino ad ora proposto che non meriti approfondimenti. E qui è tutto speciale. Il panorama storico culturale è affascinante per i cultori della storia, per gli appassionati d'arte, per i tanti turisti che tutti i giorni dell'anno amano conoscere questa terra tra i monti. E pensate che quello che abbiamo fin qui potuto apprezzare è solo una piccolissima parte della complessa storia della città più alta dell'Alto Adige, grazie ai suoi quasi 1000 metri di quota. È tempo di salutarci, sapete. È giunta l'ora che volge alla sera. Ecco gli ultimi brevi istanti in cui il sole indugia ad andarsene. I suoi raggi infiammano i boschi. A Vipiteno la gioia del cuore si carica di immagini senza tempo nei confini. Dalla città che accarezza il cielo, per questa volta è tutto. Tra 15 giorni, qui.